Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Un appuntamento monotematico perché parleremo di vaccini. Infatti è stata convocata d'urgenza proprio l'Aula il 24 di febbraio del 2021 per parlare di vaccini. Ecco i titoli. Non sprecare e non ritardare alcuna dose, la comunicazione dell'assessore alla sanità Simone Bezzini nella seduta straordinaria del Consiglio regionale della Toscana che abbiamo cercato di riassumere, parla anche di una campagna multicanale. Il presidente Gianni invece esorta tutti quanti a effettuare uno sforzo condiviso per raggiungere l'immunità di gregge entro la prima settimana di ottobre al grido di vaccini, vaccini, vaccini. E poi anche il dibattito che ne è conseguito dopo la comunicazione dell'assessore Bezzini, le varie iniziative dei gruppi consigliari e anche il punto di vista del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Le priorità sulla campagna vaccinale toscana risponde al principio di non sprecare e non ritardare alcuna dose disponibile. Con queste premesse l'assessore alla sanità Simone Bezzini è intervenuto nella seduta straordinaria del Consiglio regionale indicando le linee attuative del piano che devono tener conto anche dell'offerta vaccinale. Noi abbiamo cercato di riassumere in pochi minuti quello che è stata appunto la presenza, seppur virtuale, perché non era effettivamente in aula, dell'assessore Simone Bezzini. Di fronte a una vicenda come questa è giusto che il Consiglio, come dire, eserciti le proprie prerogative, insomma, anche nei confronti della Giunta per indirizzare, controllare, sollecitare, stimolare, insomma, no, a fare sempre meglio. Come vi ho detto nelle diverse risposte alle interrogazioni, diciamo che noi abbiamo adottato un modello che si fonda sostanzialmente su due principi fondamentali. Il primo, modelli organizzativi di natura flessibile. Questo è un elemento fondamentale in un contesto in cui gli scenari mutano ripetutamente. Sono già mutati, stanno mutando, molto probabilmente muteranno di nuovo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Vi ho fatto qualche esempio nelle settimane scorse di come spesso siano cambiati i calendari della vaccinazione, spesso sono cambiati i calendari delle forniture, le quantità delle forniture, e noi abbiamo avuto un sistema che è sempre stato in grado di adattarsi rapidissimamente senza creare disagio alla cittadinanza alle situazioni che stavano mutando. Avremo nuove variazioni anche in questi giorni, ci tornerò più tardi, penso all'ampliamento agli under 65, dagli under 55 agli under 65 della possibilità di vaccinare con il vaccino appunto di AstraZeneca, ma avremo nuovi anche scenari di immutazione, insomma in evoluzione, insomma quando arriveranno magari nuove autorizzazioni o quando arriveranno nuovi calendari con i programmi delle forniture. Quindi modelli organizzativi estremamente duttili, flessibili, in grado di adattarsi ai mutamenti. Il secondo aspetto importante è stato quello di scegliere modelli multicanale, non affidarsi esclusivamente ad un canale, ma cercare di avere più canali di vaccinazione in grado di ottimizzare la relazione tra target e diverse tipologie di vaccini. Questo è un altro elemento chiave nella strategia di vaccinazione che ha adottato la Regione Toscana. E un elemento che lega orizzontalmente questi due aspetti, modelli organizzativi flessibili e la dimensione multicanale, sono gli elementi infrastrutturali che stanno, diciamo, che connettono queste due dimensioni. Mi riferisco non solo all'infrastruttura logistica, quella fisica, quella dei punti di somministrazione che sono stati individuati e che stanno sulla base della programmazione fatta crescendo mano a mano che crescono, diciamo, le disponibilità di vaccino. Mi riferisco oltre ai punti, appunto, all'infrastruttura fisica, all'infrastruttura telematica, che è un elemento fondamentale, un pilastro fondamentale che non serve solo a fare le prenotazioni, elemento importantissimo, ma è l'elemento che lega le prenotazioni con la programmazione, la gestione dei magazzini, la gestione dei flussi, il legame, diciamo, tra
la programmazione, diciamo, della vaccinazione e la distribuzione che avviene, diciamo, nel tempo e nello spazio, nella dimensione della nostra regione. Ci siamo mossi quindi fino ad oggi su tre grandi livelli, su tre grandi filoni. Il primo è il filone che ha riguardato il mondo sanitario, sociosanitario nell'accezione più vasta, e le RSA. Ecco, io credo noi possiamo dire che siamo in conclusione della vaccinazione del mondo sanitario, del mondo sociosanitario e delle RSA. Ormai mancano qualche piccolo, diciamo, ritocco di dettaglio legato a situazioni specifiche e circa 60-65 mila vaccini di richiamo per personale, diciamo, che ha già avuto la prima somministrazione. Che significa che nel giro di 15 giorni, 20 giorni al massimo, il blocco sanitario, sociosanitario delle RSA sarà per la stragrandissima maggioranza vaccinato con vaccino Pfizer e in minima parte con vaccino Moderna, che ricordo a tutti ha un utilizzo specifico per il sistema dell'emergenza-urgenza, medici, infermieri e volontari del trasporto sanitario che con Moderna si sono auto-organizzati nella campagna di vaccinazione. Quindi questo è il primo grande asset che andrà nel giro di 15-20 giorni ad esaurimento. Il secondo asset è quello degli over 80. Su questo noi, e non solo su questo, per la verità, il ragionamento, se avete letto, diciamo, la comunicazione, se avete letto l'intesa con la medicina generale, diciamo, e con le organizzazioni di rappresentanza della medicina generale, che ringrazio anche per lo spirito collaborativo, siamo state una delle prime regioni a fare l'intesa che ha anticipato anche l'accordo che è stato definito qualche giorno fa su scala nazionale. E dopo aver ascoltato Simone Pezzini, diamo la parola anche al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. L'obiettivo sottolineato dal Presidente è raggiungere l'immunità di gregge entro la prima settimana di ottobre. In estate la campagna vaccinale dovrà essere fortissima. La sfida vede tutti in gioco, avverte così il Presidente della Toscana, rivolgendosi peraltro anche alle opposizioni. Siamo tutti forza di governo e siamo parte integrante dello sforzo che ha visto la Toscana dimostrarsi così capace a livello operativo. Oggi l'argine per in qualche modo interrompere quello che è la catena di contagi che negli ultimi giorni aumenta anche in Toscana è proprio alzare il muro dei vaccini. La Toscana è risultato anche dagli interventi, direttamente o indirettamente, ha una capacità organizzativa sul piano della vaccinazione che è fra le migliori in Italia. E consentitemi, oggi noi abbiamo una Ferrari che però viaggia come una 500, perché abbiamo una capacità vaccinale da parte dei nostri operatori, negli hub che abbiamo messo, nelle convenzioni costruite con i medici di base, nel rapporto instaurato con il volontariato, che potrebbe offrire 25.000-30.000 somministrazioni di vaccino il giorno. In realtà poi arriviamo a meno della metà perché manca la materia prima, i vaccini. Quindi anche dal dibattito in Consiglio è venuto fuori quello che io continuamente mi sento di dire al Governo nazionale: vaccini, vaccini, vaccini. Ponetevi il problema di arrivare a delle dosi di vaccino che vadano oltre quelle che sono state finora contrattate dall'Unione Europea per creare le condizioni di una vaccinazione più diffusa, e comunque la Toscana con il suo più di 90% riesce oggi a offrire un vaccino a 260.000 persone nella nostra regione. È stata approvata a maggioranza, con il favore dei gruppi PD Italia Viva, la non partecipazione al voto dei gruppi dell'opposizione, la proposta di risoluzione del PD, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, sulla produzione dei vaccini. L'atto di indirizzo impegna la Giunta a attivarsi in ogni sede utile affinché, all'interno di una strategia comune anche a livello europeo, coordinata da diversi governi nazionali, si creino le condizioni per aumentare la produzione, valutando soluzioni che coinvolgano anche a livello regionale
regionale il considerato di poter utilizzare proprio i fondi europei a questo scopo. Il Consiglio regionale invece ha respinto una serie di mozioni collegate alla comunicazione della Giunta sul piano vaccinale presentate dai gruppi di opposizione, tra queste la mozione firmata dal consigliere Marco Stella di Forza Italia, che chiedeva di dare priorità nella distribuzione del vaccino ai pazienti affetti da patologie oncologiche, cardiache. Bocciata anche l'atto di indirizzo presentato da Marco Landi della Lega in merito all'acquisto da parte della Regione Toscana di dosi vaccinali contro il SARS-CoV-2. Ma ascoltiamo il Presidente del Consiglio regionale e i consiglieri. Mandiamo un messaggio a tutte le cittadine e a tutti i cittadini. Capiamo la voglia di correre, la corsa al vaccino, però ci sarà per tutti, noi cercheremo di somministrarlo nel più breve tempo possibile e lo faremo partendo dalle categorie, come stiamo facendo fino ad ora, più fragili, gli anziani, le RSA, chi lavora in prima linea, i medici. Insomma, la sfida vaccinale è la sfida dei prossimi mesi, ma non è solo una sfida per l'oggi, è una sfida per il domani, perché chi per primo riuscirà a vaccinare la gran parte della popolazione, per primo potrà tornare ad investire nell'economia, ad investire nell'attirare impresa, ad investire nell'attirare turismo. Questa è la sfida del futuro, dopo la crisi e l'emergenza sanitaria che è ancora forte in queste ore. Quindi consentitemi un appello ai cittadini e alle cittadine della Toscana. Il virus c'è, è forte, ci sono le varianti, noi faremo tutto quello che possiamo fare, ma voi rispettate le regole, per favore. Sul lato delle priorità abbiamo dato priorità alla resilienza del sistema sanitario e che si sta concludendo, cioè abbiamo vaccinato tutti i sanitari, è importante che in un'epidemia quel sistema regga, abbiamo vaccinato gli ospiti e gli operatori dell'RSA e la Toscana anche dell'RSD, cioè delle residenze sanitarie per disabili, che sono state tutte vaccinate in Toscana. Noi chiediamo ora, anche alla luce di quelle che sono le novità rispetto all'utilizzo del vaccino AstraZeneca che sono arrivate con la circolare di ieri, che si vaccinino fin da subito i caregiver e i familiari dei gravi disabili e delle persone estremamente fragili immediatamente con il vaccino AstraZeneca e che si anticipi alla prima fase insieme agli ottantenni anche le persone estremamente fragili, così come definite dal Piano Nazionale, sono i gravi disabili, sono gli oncologici e tutte le altre categorie che, se colpite dal virus, possono avere subire effetti molto gravi. E poi ci sono delle categorie di lavoratori essenziali, quei lavoratori che erano essenziali quando c'era il lockdown, che tutti chiedevano di andare a lavorare. Ovviamente non soltanto le farmacie che sono state già inserite in questo percorso, ma anche per esempio una cassiera, un commesso di un mercato, di un negozio di distribuzione alimentare, un impiegato delle poste, un impiegato di una banca, tutti quei servizi che in termini essenziali non hanno mai interrotto di erogare servizi ai cittadini, hanno bisogno di essere considerati soggetti da vaccinare quanto prima. Abbiamo letto e sentito dall'assessore 180 pagine, di cui la metà sono i bugiardini dei vaccini, altra buona parte è come si fa a mettere nella siringa la fiala realizzando il vaccino che deve essere ricostituito. Quindi sinceramente ci aspettavamo qualche cosa di più, sinceramente, anche qualche cosa parecchio di più. È stato contestato il fatto che sostanzialmente per noi è come se lui chiedesse che dal cielo gli arrivasse la manna. E è stato anche contestato il fatto che qualche altro presidente di regione in qualche modo se le va a cercare le cose. Ognuno di noi è artefice della propria vita e conseguentemente per i toscani credo che le cose debbano essere cercate, non aspettate. Aspettato che venga dall'alto. Questo clima da va tutto bene a noi non piace, non va niente bene. Sono stati vaccinati in Toscana soltanto 260.000 toscani su oltre 3.700.000 abitanti. Se andiamo di questo passo, i toscani saranno vaccinati fra oltre 3 anni. La domanda è: possiamo aspettare 3 anni per essere tutti vaccinati? Assolutamente no. Sono spariti, guarda caso, le dosi di vaccini dal mercato europeo e sono comparse nel mercato statunitense dopo che Biden aveva appunto minacciato
di fare un'operazione del genere. 250.000 toscani sono stati vaccinati ad oggi, non sono nemmeno il 10%, noi siamo fortemente preoccupati, a questo bisogna porre rimedio, non è colpa della Regione Toscana, non è colpa dell'assessore Bezzini, ma il suo atteggiamento tiepido, remissivo rispetto a questa cosa ci preoccupa, vogliamo più polso, vogliamo che l'Italia, la Toscana battano i pugni sul tavolino e vogliamo più dosi per mettere in sicurezza il maggior numero di persone possibili. Se la Regione Toscana farà valere la sua forza nelle sedi opportune per poter forzare i brevetti in modo da poter utilizzare quella clausola che permette in caso di pandemia e di emergenza sanitaria di fabbricare i brevetti in deroga, i vaccini in deroga ai brevetti, forse potremmo prevedere che in un futuro si arrivi anche a una produzione nazionale e regionale in grado di sopperire alle necessità, perché ricordo che l'immunizzazione dei vaccini non dura per sempre, ma dura solo qualche mese, per cui ci dovremo trovare ad affrontare campagne vaccinali continue e questo comporterà il fatto che la Regione si doti di una produzione in proprio. E questo era quindi l'appuntamento dedicato alla seduta straordinaria sul piano vaccinale. Per tutte le informazioni vi ricordo il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it. Io vi aspetto come sempre qua, tra 7 giorni, dentro il Consiglio.